Sarno di Sopra, Albergo Vittoria, oggi presente il maestro spiedatore Mauro Tosi per questo corso di spiedo che si tiene qua nei saloni del ristorante. Allora, è la prima volta che vieni qui a Tiarno, Mauro? No, ormai mi hanno adottato perché ho parecchi clienti con la mia macelleria qui a Tiarno e poi ho anche i consuoceri a Tiarno ormai, sono orgoglioso di dire che sono di Tiarno anch'io e ho tanti amici, dunque loro sono miei clienti e due ragazzi di questi qua di oggi che mi stanno aiutando hanno fatto il primo corso a Vestone, mi hanno organizzato un corso per gli albergatori e per la gente qui di Tiarno. E con onore sono venuto qua a insegnare ai trentini a fare lo spiedo precedente. Ti ringraziamo della tua presenza, Mauro, e poi andremo a riprendere quello che tu stai spiegando, sai spiegare molto bene come chef, diventato nel tempo maestro spiedatore dello spiedo bresciano. Grazie a tutti. Albergo Vittoria, 29 aprile 2023. Abbiamo il corso di spiedatori che spiega il maestro spiedatore per antonomasia Mauro Tosi. Esercita con la sua macelleria a Mocenigo, sempre pronto a dare istruzione a chi vuol imparare la sua meravigliosa, insuperabile arte dello spiedo. Ed eccoci qua con Mauro che ci spiegherà i vari tipi di carne che vanno nello spiedo. A te la parola. Salve a tutti, allora come chi non mi conosce sono Mauro Tosi, ho una macelleria a Vestone, sono 30 anni che faccio questo lavoro e da l'anno scorso mi sono dedicato a portare avanti questa tradizione molto importante nella nostra valle del Chiese per far conoscere e per far divulgare l'arte dello spiedo bresciano. Io come tipologia di carne uso la coppa di maiale. Facci vedere bene i tagli, Mauro. Coppa di maiale, la lonza di maiale, sia quella magra che quella coppata, vedete questa c'ha la... Con le venature. Con la venatura, che resta morbida sullo spiedo, le classiche costine o puntine, il coniglio, faraona e anitra e pollo. Soprattutto le cosce perché sono più, restano, rendono di più nella cottura e poi resta un bel pezzo di carne sullo spiedo senza mettere l'ala che è più, resta, magari resta un po' più asciutta. Io metto sempre le cosce che restano più morbide sullo spiedo. Mauro, se per caso che io sei. Ecco, gli uccellini, sapete, ecco, dall'anno scorso la regione Lombardia ha approvato la nuova legge che possiamo mettere gli uccellini che i cacciatori, ecco, io sono cacciatore, possiamo mettere sugli spiedi, certo nelle zone, nelle aree pubbliche non si può, però in casa privata si può accedere all'uccellino, insomma, si può spiedare l'uccellino. Dopo la spiegazione esauriente dei tipi di carne che Mauro Tosi consiglia per uno spiedo alla bresciana che adesso trasformiamo alla trentina, vero Mauro? Sì. Adesso ci fai vedere come infili lo schidione, ecco. Come allora, te infile e le spiedi. Allora, pezzatura, è importante la pezzatura. Facci vedere le pezzature. Pezzatura, coppa e lombo dai 70 agli 80 grammi, le costine sui 100 grammi, il pollo sui 100 grammi, faraona sempre sui 100 grammi, per gli spiedi classici a carbone. Leggermente più piccoli lo spiedo elettrico perché c'è meno spazio e poi fa più fatica a far cuocersi. Ecco, l'importante è la patata, come dicevo i miei allievi, la preparazione della patata è una cosa molto importante. La patata nel momento della cottura sarà quella che mi darà il sentore quando la patata sfonda, lo spiedo è cotto. E poi è quella che inforcano per prima. Perfetto, allora cominciamo a partire con la patata. Da una spiegazione su certe cose da sfatare sulla patata, come ci vuole, vecchia? Io uso patata gialla e vecchia e pasta bologna, però la mia patata viene trattata un giorno prima, pelata, messa in bagna, tagliata a listelle da 2 cm, messa in bagna nell'acqua fredda con un bicchiere di olio di oliva e una spruzzata di limone
coperta d'acqua e lasciata depositare per minimo mezza giornata, un giornata prima di spiedarla. Perché, vi spiego subito, non diventerà miniera e poi non vi cadrà mai dallo spiedo, perché l'olio e il limone toglie l'amido. L'amido irrobustisce la patata e non la fa cadere dallo spiedo. Con questo trattamento qua, quando la patata sfonda, che stiamo facendo la cottura come vi ho ripetuto prima, il dito sfonda, la carne è cotta. Andiamo a diminuire quello che è la gradazione dello spiedo e lo portiamo alla cottura. E qui, amici, andiamo a sfatare un mito che tanti dicono che bisogna tagliare la patata e asciugarla. Mauro contraddice il tutto, la patata va immersa nell'acqua con un po' di olio. Olio e spruzzata di limone per togliere l'acidità e l'amido, capito? Che la patata non resterà più nera, non diventerà nera anche se voi la tagliate un giorno prima, nel momento che la spiedate o lo spiedo lo fate cuocere anche il giorno dopo, avete sempre una patata gialla e consistente così. Patata. Questa è un'esperienza, è una cosa che ho maturato in questi 30 anni di esperienza, dunque è un trucco che lo sto diffondendo perché voglio portare avanti la tradizione dello spiedo bresciano a tutti, lo devono sapere tutti. Andiamo avanti, iniziamo a infilare. Allora, la patata infilata. Costina in salvia, perché la salvia ci vuole sempre la salvia. Costina, essendo una carne asciutta, mettiamo di fianco una carne. Cioè, costina essendo una carne morbida, gli mettiamo di fianco una carne asciutta, il pollo in questo caso. In salvia. La cui pelle molla un po' di grasso, giusto? Bravissimo. Poi il lombo, la coppa. In mezzo alla coppa il classico uccellino, in questo caso se abbiamo l'uccellino, in mezzo le due coppe, eccole qua, e come ultimo andiamo a mettere o il coniglio o la faraona, in questo caso mettiamo la faraona. Queste carni, Mauro, hanno per te lo stesso tempo di cottura? Tutti lo stesso tempo di cottura. Non è che trovi uno cotto di più, uno allora, cotto di meno. Allora, spiedo così perché è una carne più asciutta come il pollo, facendo fatica più a cuocere e poi si secca, tenta a seccarsi, in mezzo alle due coppe, in mezzo a una carne mostosa e morbida, resterà morbido e non resterà secco. Poi stasera chi avrà l'occasione di assaggiare il mio spiedo, che facciamo cuocere assieme, vedete la morbidezza del mio spiedo com'è. Cotto ma mostoso. Le costine, la carne delle costine si staccherà dalle costine. Continuiamo e andiamo con avanti. La lezione di Mauro, altra patata. Altra patata e ricominciamo da capo. Costina, in salvia. A proposito della salvia, Mauro. Sì. Sul libro di Ferravoli dicono foglie piccole perché sono più profumate. Io uso la foglia larga perché è anche più comoda e tiene. È bravissimo. Quella fine, di solito quella fine la uso nei rotolini, quando faccio i rotolini, perché tiene via anche meno spazio. 70-80 grammi, hai detto la porzione, giusto? 70-80 grammi per la coppa, 100-120 grammi per la costina e per il coniglio, che è anche per il pollo un po' più grosso. Però la coppa deve questa essere... per la cottura a carbone? Per la cottura a carbone. Per la cottura a elettrica diminuiamo sui 50-60 grammi la coppa e andiamo a fare 80 grammi l'altra pezzatura delle altre carni. Anche la costina sarà un po' più piccola, capite? Ho perso il conto, faraona. Anche se sta prendendo piede per comodità lo spiedo elettrico, Mauro quando viene alle sue feste, noi l'abbiamo avuto spesso a Condino, lui lo fa sempre a carbone. Carbone di legna e carbone di... Carbù, de che da bundù, che il canta leggero. E adesso intanto che spieda andiamo con un'altra cosa importante. Mauro, dimmi. Tu il carbone come lo fai diventare rosso? Come lo accendi? Come lo infiammi? Allora, sulla tua forgia cosa fai? Io comincio a mettere su della legna di aromatica tipo di olivo o di vite e poi accendo bene questa legna e poi li butto sul carbone. Lo faccio andare con la forgia, con la ventola finché si mescola tutto questo insieme e il carbone resta rosso, deve risultare una brace rossa. Io metto la brace rossa, non deve mai andare il carbone crudo, perché prima cosa andiamo, essendo la carne una carne porosa, assorbe subito gli odori del carbone e poi facciamo star male la gente.
mi raccomando. Il monossido bisogna eliminarlo. C'è da evitarlo, ragazzi, mi raccomando. Usare sempre l'importante e la legna. Sempre a fuoco vivo, a braccia viva. Infatti lo spiedo di Mauro è anche denominato spiedo a fuoco vivo, a braccia viva, perché quando lui mette le braccia completamente pulita da impurità, lo spiedo non prenderà cattivi odori e non assumerà un colore nerastro. Nerastro, perfetto. E poi la carne resta pulita, perché se voi avete anche un carbone che nero, che magari non è ancora bel bruciato e stissa, come dicono in dialetto, stissa. Andiamo a sporcare quello che è la carne e non è bello neanche da vederci. Mangeremo la carne con denti pizzettini. Mauro, qui andiamo a sfatare un altro mito, che dicono che lo spiedo su ceppi accesi come una volta, cioè fatto sul fuoco, le meglio è questo. Però come impurità ne ha molte di più, vero o no? Sì, ne ha molte di più, bisogna stare attenti di tenerlo lontano da quello che è la carne. Anche dopo stasera farò vedere ai ragazzi come si fa a far cuocere lo spiedo sul fuoco, perché anche lì bisogna avere delle accortezze per poter far cuocere la carne giusta. È lo spiedo per antonomasia più difficile come cottura, quello sul fuoco, ragazzi. Lì c'è da impegnarsi seriamente sulla cottura dello spiedo sul fuoco. Intanto che sto inquadrando quello che fa Mauro, vi spiego brevemente il suo curriculum. Ha studiato alla scuola alberghiera di Gardone, poi è diventato un bravo cuoco, un bravo chef, è stato nei migliori alberghi di Madonna di Campiglio e adesso con la sua macelleria offre carni speciali, specialmente agli amici spiedatori. E andiamo a inquadrare il risultato dei nostri amici che sono stati qui, hanno già iniziato il loro corso e Mauro diligentemente li ha seguiti e ha spiegato loro come si infila lo schidione. Ottimo risultato, splendido, ottimo bilanciamento delle carni e delle patate, peso uguale in modo che non ci siano diversità quando lo spiedo gira su braccia accese, vero Mauro? Perfetto, bravo, ben detto. Ecco. Ben detto. E a questo punto andiamo di sotto e andiamo a infilzare lo spiedo, cominciamo la cottura che durerà circa 4 ore, 4 ore e mezza. I ragazzi impareranno a com'è tutta la tipologia della cottura dello spiedo, i vari procedimenti, i vari passaggi dall'inizio fino alla fine. Adesso ti rubo ancora un secondo, ti sei dimenticato come si olia lo spiedo. Ma quello lo vedo giù di sotto. Non... Brevemente, come iniziamo? Con l'olio? No, io col burro nostrano, io vado sempre solo con burro e basta. Cambio i vari tipi di burro a seconda del tipo di cottura, dell'avanzamento della cottura, ma quello lo vediamo giù di sotto. Io comincio sempre col burro e finisco col burro, soprattutto di Malta. Amici, che fa compagnia a Mauro, il maestro artigiano degli spiedi. Da quanti anni Mario fa i spiedi? Da 66. E adesso continui artigianalmente, anche dopo che sei in pensione, a produrre sempre qualche novità, vero? E lui fa girare il cervello e si pensa. Appunto, gira lo spiedo nella testa di Mario. Allora, ed ecco Mauro Tosi. Per mettere sulla carne una leggera pressione, perché qua vi spiegheremo il meccanismo di questo spiedo. Leggera pressione sulla punta, tac tac. Deve star fuori di 1 centimetro dal terminale, così la patecca è bella bilanciata. E qui siamo pronti, e lo spiedo è carico. 8 lance da 70 centimetri. Il peso quant'è circa, Mauro? Fai conto, è mezzo chilo per ogni porzione. Sono 40 per porzione, sono 20 kg di carne qua. 20 kg di carne. Con le braccia, Andiamo con le braccia, fatemi controllare se va bene, perfetto. Con le braccia, ragazzi. Allora, le braccia, vedete, sono belle rosse. Nel caricare lo spiedo non andiamo a prendere le braccia giù basse, stiamo un po' più alti, perché la roba più fine resta sotto. Dunque, andiamo a prendere la creme delle braccia, quelle più buone. Tu l'hai aperto con la pista, sì. Ecco che le braccia stanno entrando nell'apposito contenitore che nel caso si faccia lo spiedo elettrico viene coperto da una piastra d'acciaio, come spiega il maestro
artigiano Mario Ferravoli. Mario Ferravoli può vantarsi di aver fatto il record dello sviedo più lungo del mondo, 72 con Mauro e altri spiedatori a Castelcovati in provincia di Brescia. Trovate il video su YouTube. Perfetto. Qui andiamo, bravissimo, andiamo a... Su Valle Sabbia News c'è il video che ho appena realizzato. Chiudo. Ma anche su e se lascio da me. Ragazzi, ascolta questa, Samuel. Qui. Adesso abbiamo caricato la brace. Non andiamo a chiudere subito lo spiedo. Lo lasciamo aperto leggermente, due dita da una parte e due dita dall'altra parte, per cosa succede? Prima cosa, entra più aria, il carbone si incendia meglio di tutti, e poi esce quel piccolo residuo di fuligine di ossido di carbonio che c'è dentro. E andiamo a lavorare con un carbone integro, senza che la carne senta di carbone, capisci? Grazie, pronto? Ecco qua, vedete che la carne comincia già a prendere un altro colore. Due minuti, poi quando vediamo che ci sono le belle fiammelle dentro, andiamo a chiudere. Intanto il mio amico assistente comincia già a imburrare. Io comincio subito a imburrare. Vi spiego subito qui, adesso andiamo sulla teoria. Allora, importante, se noi andiamo a spiedare una carne sfrollata, cioè già che ha già perso tutti i liquidi, siamo pronti a imburrare subito. Se invece noi abbiamo una carne fresca che ha ancora dentro il liquido, aspettiamo a imburrare, lasciamo che si spurghi bene e buttiamo via quello che viene fuori dal padiglione. La mia carne è sfrollata perché l'ho presa ancora martedì, ha fatto 4 giorni, 5 giorni in cella, ha perso tutti i suoi liquidi in eccesso ed è una carne integra, perché avete visto anche voi che nello spiedare era asciutta, capito? Dunque qui andiamo subito a imburrare. Adesso in questo momento andiamo a chiudere dietro, qui sta andando, sta già bene, sta già fugando, come si dice, teniamo sempre presente che lavoriamo sempre dai 150 ai 200 gradi su questi spiedi qua. Questo qua in 4 ore e mezza vi do lo spiedo cotto. Adesso ci veniamo da questa parte, qui abbiamo lo spiedo elettrico. Qui stiamo lavorando una gradazione di 250 gradi anche qua. Anche qua abbiamo già cominciato a imburrare perché, come ho detto prima, carne già sfrollata e dunque è già pronto per essere imburrato. Qui andremo a lavare la carne per 3 volte nell'arco dell'ora e mezza, molto importante. Laviamo la carne 3 volte nell'arco di un'ora e mezza. Quello che vedete... Mauro, sempre con lo stesso burro o si cambia? Sempre con lo stesso burro, questo burro qua che stiamo usando all'inizio. Dopo che abbiamo salato andremo a usare il burro nostrano. Questo è un burro di, per dirti, della centrale di Brescia, è un burro normale che serve per fare che cosa? Per lavare solo la carne e poi verrà eliminato. Qua ti trovo d'accordo perché tanti fanno così. Verrà eliminato perché con questi lavaggi si porta via tutte le impurità della carne e tutto il grasso in eccesso. Lo vedete che man mano che esso comincerà a scendere, vedete che verrà giù burro e del sangue a rotto, della carne di color sangue. Infatti. Questa roba qui è tutta da buttare via, che non andiamo mai a immettere di nuovo sulla carne, perché sennò è tolto il fuoco. Bisogna sempre mettere su roba pulita. Allora ripetiamo, Mauro. Allora, questo burro qua esso cola. Nell'arco dell'ora e mezza. Allora ricicli questo? Certo, questo qua lo riciclo, quello pulito, quello sporco che resta nel fondo del padellino si butta via, perché quello pulito resta sempre a galla, l'impurità resta sul fondo del padellino. Spiegazione dello chef, perché anche il chef Mauro Tosi, non dimentichiamoci. Perfetto. Adesso stiamo attenti così, vedete che comincia già ad andare su di gradazione, è già arrivato a 100, in un attimo arriva a 150-200 gradi. Mauro, ripeto, come avviene la salatura? Allora, la salatura la facciamo dopo un'ora e mezza che abbiamo lavato la carne per 3 volte. Però è molto importante il sale. Noi usiamo il sale di tabaccheria, il super fino, che è un sale privo di umidità, che dà la consistenza alla salatura. Se noi andiamo a usare un sale iodato, avremo un sale umido in mano e grosso. E troveremo la carne magari nel salare, troviamo magari un pezzo di carne più salata e un pezzo di carne meno salata. Con questo la salatura è più omogenea, vedete come viene giù bene? Abbiamo una salatura omogenea. Poi vi spiegherò,
e la salatura non abbiamo bel problema a salare, perché la carne resta, dopo un'ora e mezza resta porosa, riceve il sale che ha bisogno e basta, il resto lo butta fuori. Noi quando andremo a untare dopo lo spiedo, vediamo che in fondo al padellino abbiamo il residuo di sale, quel sale lì cosa facciamo? Lo buttiamo via, si pulisce il padellino e la leccata e si butta via, e dunque avremo sempre... Che lì va per tutto. Allora, su questa lancia qua andiamo su, andiamo a salare dai 25 ai 30 gradi per lancia. Su quello piccolo andiamo a salare dai 15 ai 20 gradi, perché è più piccola. Dunque fate il conto, 3 per 8, 24, 2 40 grammi di sale. Allora Mauro, ripetiamo, salatura si inizia dopo un'ora e mezza, sì. Giusto? Giusto. Sale di tabaccheria? Da super fino e non iodato. Non iodato. E questa salatura sarà la prima e l'ultima, giusto? Giusto. Però per i ragazzi che sono alle prime armi, gli insegnerò il trucco per correggere, che un'ora magari prima di tirarle giù che è cotto lo spiedo, tirano via un pezzettino di carne, lo assaggiano, se per caso per loro è indietro di sale, cosa fanno? In quel momento lì, un'ora prima di, aggiungono leggermente un po' di salatura, io ormai ho la mia mano e non sbaglio. Voi magari lo assaggiate e lo correggete con un po' di sale, basta. Non salate 5 minuti più di tirare giù lo spiedo, è sconsigliato, perché mangerete appena sale, basta. Ecco. Allora, come dici Mauro, la carne è porosa e assorbe, garantito? Sì. Vedete che già comincia a scendere il burro con dentro la macchia di sangue, vedi? Con le macchie, ecco, nonostante tu abbia frullato bene la carne, l'abbia asciugata, le impurità ci sono ancora. Sempre ci sono, dunque nei 3 lavaggi andiamo a eliminare tutte le impurità della carne. Sbagliatissimo Mauro, per risparmiare di riciclare questa prima parte, no, esce puzzolente. Io ho avuto delle critiche dei miei allievi del primo corso, perché dice che sono uno sprecone, perché butto via tanta roba. No, per fare un ottimo spiedo non bisogna guardare il mezzo chilo di burro, dico sempre la qualità innanzitutto, si parte dalla qualità della carne alla qualità dei prodotti che si usano, e non bisogna tenere a mano per avere un ottimo spiedo, se no, se vogliamo tenere a mano, mettiamo su un'ala, una patata o qualcosa, e usiamo un chilo, mezzo chilo di burro per tutto lo spiedo. Mauro, faccio un'osservazione per gli amici che organizzano le feste e le proloco. Spesso Mauro fa un prezzo leggermente superiore alla concorrenza, ma il motivo c'è. Mauro fornisce carni di assoluta qualità, prima qualità, e poi vedete come la sua esecuzione è a regola d'arte per uno spiedo bresciano, che spero, speriamo, con i corsi che terrà in Trentino, diventerà anche trentino. Luca è stato il mio allievo nel primo corso, lui. Bene, adesso allora... mi aiuta a farlo cose con lui. Vedete che lui mi sta imburrando, man mano che la temperatura intanto è già arrivata quasi a 150 gradi. Io controllo se... Ecco, sta sudando lo spiedo, sì, giusto? Sì. Apri bene che do una... carellata con la telecamera. Ecco, sta praticamente la carne si sta asciugando, giusto Mauro? Si sta lavando e poi si sta asciugando. Sì, ma fratelli. Sì. C'è il termometro quanto borsa. Qui lavoriamo 200, di qui lavoriamo 100 gradi, la metà esatto, perché di qua c'è metà temperatura usata. Rispieghiamo questo passaggio perché tanti non lo sanno, ma sulla porta del termometro quanti gradi abbiamo? Sulla porta, vicino al carbone, si lavora dai 150 ai 200 gradi. Se il termometro lo abbiamo sulla porta esterna, dove non c'è il carbone, si lavora a 100 gradi, la metà esatta. E con l'elettrico sempre uguale? Sempre uguale, vedete che l'elettrico io sto lavorando a 250 gradi. Con l'elettrico sempre uguale? Sempre a 250 gradi sto andando io adesso. Tanti partono bassi, io parto sempre con la stessa gradazione, 200-250 gradi. Mauro sta... untando lo spiedo. Altra domanda Mauro, i tempi di cottura tra quello a carbone e quello elettrico? Non c'è nessun tempo, perché lo spiedo viene cotto in 4 ore come questo, ma quello lì vedrete, non c'è nessun tempo. Quello là è pezzatura più piccola per uno spiedo elettrico, questo è pezzatura più grossa per uno spiedo a carbone, ma i tempi di cottura sono uguali. Questo qua però sembrerà che venga cotto prima, ma vengono cotti uguali. Mauro, nel caso il carbone
non è acceso bene come speri tu, cosa fai? Devo cercare un posto migliore perché prenda aria, perché la brace si diventi bella rossa. Dunque in questo praticamente caso, l'aria viene presa da sotto, da questi fori. Ecco. Fa da cammino questo qua, infatti. Fa da cammino e si accende bene. Va da forgia. Ecco. Eccolo qua. Oggi com'è secondo te il carbone? Ottimo? Va bene così, cambia, fallo fuori dentro. Sì, allora, anche questo qua è una tipologia che vi spiego subito. Allora, a secondo dove a secondo anche della stagione che andiamo a far cuocere lo spiedo. L'inverno dobbiamo cercare il posto adatto per lo spiedo, dunque dobbiamo tirare fuori un posto dove lo spiedo renda al meglio, che sia fuori dall'aria, che magari chiuso su tre lati come qua, vedi, uno, due, tre lati chiuso e aperto su davanti, che prenda l'aria davanti, che invogli, che faccia da cammino. Questo qua è un posto ottimo. Avvertenza per chi usa il carbone e non fa come Mauro, capitato al sottoscritto in ambiente chiuso d'inverno. Ma ho trovato che ero quasi ubriaco, due giorni di mal di testa terribile e quasi quasi in camera iperbarica. Dopo vi faccio una domanda io, per voi è più facile farlo cuocere d'estate o d'inverno? È più facile farlo cuocere d'estate o d'inverno? D'estate. È più difficile d'estate, perché d'estate bisogna dosare molto molto la temperatura, perché abbiamo fuori caldo, fuori facile bruciarlo, facile scottarlo, bravissimo, ottimo. Tu devi lavorare, devi, sì, e poi riduci il tempo di cottura. D'estate si riduce 3 ore e mezza, riduci il tempo. E devi lavorare con una temperatura sempre sui 200 gradi, però stando attento di magari di untare una volta in più. Capisci? E che non picchi il sole direttamente sulla lamiera. Perché da un posto. Da un posto sempre. Quanti è quello spido? Questo qui da 40 persone. Ma se fai uno spido da 100, dal tempo è sempre uguale. Sempre uguale. Poi cioè, aumenta un po' il tempo. Se abbiamo le lance all'interno, perché io ho gli spiedi che hanno magari 24 lance esterne e 8 lance interne. Adesso andiamo a untare lo spiedo, la carne, per la seconda volta. Prendiamo sotto, mettiamo sotto il padellino pulito, andiamo a mettere il burro sopra lo spiedo, partendo da A verso B, avendo sempre la stessa da destra verso sinistra. Adesso ragazzi, vedete qui in fondo è già cominciato, c'è già un po' di residuo. Questo residuo qua, se noi andiamo a buttarlo sullo spiedo, andiamo a immettere di nuovo del residuo sulla carne. Questo qua va buttato via. Vedi? Impurità che bisogna assolutamente eliminare. E il mio amico Luca pulisce subito la leccarda, perché restano impurità. Perché sennò Mauro gli dà la multa. Bravissimo. Questo andiamo a buttarlo via. E pigliamo sempre il padellino va sempre pulito come la leccarda, perché le impurità restano anche in fondo al padellino. Dobbiamo sempre lavorare con la roba pulita. Pugliamo il padellino ed è pronto per la seconda passata. Interessante la domanda dei tuoi allievi. Sì. Differenza tra carbone e legna. Allora, la legna non c'è differenza, la legna non è costante nella temperatura, perché non avevo mai una temperatura costante come il carbone, perché c'è sempre da immettere legna, perché la legna, sapete, fa presto a calare. Invece il carbone mantiene di più la temperatura e come sapore è uguale. Solo un po' di più la cottura. Solo un po' di più la cottura. Consigliabile che legna? Io uso legna di olivo e di vite, o se no qualsiasi legna dura. Non usate il pagher o l'abete, perché è un legno aromatizzato, cioè è un legno con la resina e vi altera il sapore della carne. O rovere o tavera, legne dure, oppure olivo e vite. La vite è meglio. Meglio. Sì. Bisogna ascoltare questa importante spiegazione del maestro spiedatore Mauro. Nel mio lavoro l'importante è la pulizia e l'ordine. Io ripeto sempre ai miei allievi, lo spiedo deve essere come un tavolo, sempre bello pulito, sempre bello in ordine. Eliminare le gocce in eccesso, quando il burro è sceso pulire sempre la leccardina sopra e tenere sempre tutto in ordine sul tavolo. Mettere foglie di sabbia col burro è consigliato? No, la sabbia c'è nello spiedare, c'è da dentro, io metto solo il burro e basta. Io sto facendo, ai ragazzi gli sto insegnando la linea guida dello spiedo bresciano.
poi tutte quelle svariature che fanno la pancetta in alto, l'annaffiatura con la birra, sono tutte cose che io non accetto, nel senso io sto insegnando loro quello che è le linee guida dello spirito bresciano che faccio cuocere io. E viva, viva la polenta, non più la farmacia. E viva, viva Mariettina, che fa la polentina. E alla fin faremo un bel cin cin, con un bicchiere di vino del Trentin. E viva, viva la campagna, che ci dà l'allegria. Se vuoi campar cent'anni, mangia polenta a volontà. Prendili in mano, cioè dargli un colpo d'aria, fai sentire il suono caratteristico. Eccola, buttalo giù, sentite. Ecco qua, leggero. Ricordare l'antico mestiere dei carbonai, che si faceva e che si fa, perché lo stiamo facendo adesso a Bondone, in Giudicarie, provincia di Trento. Carbonaio, ormai tutto è finito, quel lavoro nessuno lo fa più, ma è rimasto un segno nel passato, nella piazza alla levata ci sei tu. Il turista che passa e si domanda, ma che cosa rappresenta il monumento? Chiederà e apprenderà quella storia, fatta di stenti e fatica, che oggi è gloria. C'è chi dice per te una preghiera alla beata che tiene in braccio il figlio, e tornando dall'alto di Bondone dirà: conosco la storia del carbone e di quei figli